Ciao amici e benvenuti nel mio salottino retro e in questo unboxing, vedete il coltellino, unboxing clue, special event, special unboxing di febbraio. Questo è il highlight, il clue degli unboxing di questo mese, tant'è vero che l'ho voluto fare separatamente perché è di un personaggio il quale per fare sì in modo di fargli fare un pacco ce ne vuole, ragazzi, ce ne vuole, ma ce ne vuole, perché è come tirare l'asino, no? Farlo coltellino arancione, prenderlo con la carota davanti e farlo andare, perché proprio ce l'abbiamo fatta, ce l'ho fatta, finalmente mi ha inviato due pacchi, uno è tutto personalizzato, come vedete qua ci sono messaggi occulti, un po' messaggi strani che lui mette sempre sui pacchi, caratteristici. Quindi questo è un pacco numero uno, poi c'è il pacco numero due che vedremo pure. Ma intanto apriamo e vediamo cosa c'è. Sono tutto teso, sono tutto agitato perché veramente è un evento ricevere pacchi dal nostro Luca. Vediamo cosa c'è. Allora, procediamo con il taglio. Perché questi pacchi era un po' che attendevo e finalmente, però vabbè, Luca giustamente aveva avuto anche i suoi motivi, come tutti noi. Si gira, per cui vediamo. Pacco numero uno. Allora, troiai numero 1, Xbox più 2 Xbox troiaio, più vari controller, più console troiaio. Ah, e vediamo. Sono tutto. E allora, Luna. Oh, questo è il controller della. Del Nintendo 64. Può fare sempre comodo. Poi abbiamo un controller sempre. Ah, questo è un controller del GameCube. Bene. Poi. E allora, cosa abbiamo? Allora, abbiamo un controller con batterie, addirittura batterie ossidate che andremo a togliere. E Luca, potevi guardare le batterie ossidate. Allora, questo è, scusate, controller, potrebbe essere una PS3. Proveremo, sempre se funge. Poi abbiamo un altro controller GameCube. Questo è un originale. L'altro è originale. Un attimo, sì, l'altro è pure originale, per cui questo è ganso. Mi sa che quelli originali non ce li ho. Bene. Poi abbiamo, allora, Xbox 1 boxata, tutta completa, manuali, controller c'è un telecomando. Aspettate che c'è un telecomando. Ah, c'è un telecomando Xbox, non sapevo che ci fosse. Bene. Allora, controller classico Xbox. Cavo video. Questo è il ricevitore, sarà il ricevitore per il telecomando. È una memory unit. Bene. Qua e c'è sempre un po', e c'è odore di fumo. Allora, qua tiriamo fuori l'Xbox
Oh, c'è anche il manuale. Oh, è comprata. È come comprata. Perfetto. Questa è... questa è l'Xbox. Bella ganza. Anche lì un po' fumo, ma non fa niente. E allora, polistiroli a forma di X, eh? Allora, qua vedete già Xbox Troiaio numero 1. Come vedete ci sono pure le sorpresine. E Xbox Troiaio 2. Anche qui tutto smontato, però va bene, lo sapevo. E niente, qua c'è l'hard disk, un pezzo di hard disk dell'Xbox, di uno dei troiai. E ok, questo è pacco 1. Pacco 1, per cui devo anche aprire una parentesi. Pacco 1 che è stato praticamente questa robetta qui. È stata gentilmente fatta avere da Antonio Stoppa, quindi mettiamo anche nome e cognome, ma col tramite di Luca che me li ha spediti. Per cui, fuori il primo pacco, passiamo al secondo pacco. Pacco numero 2, apriamo questo e vediamo cosa c'è. Allora, questo sarà... questo è del televisore di Luca, eh? Attenzione, questo è della TV. Allora, altra letterina. Pacco Troiai 2. C'è di tutto. Che c'è di tutto. Allora, questo cos'è? Oh, una pochette, ci posso mettere i trucchi. Ci posso mettere i giffi truccati. Una pochette per non so, videocamera, chissà. Allora, pochette, telefono cordless. No, io mi devo, allora, io devo fare, allora, il Mega Race. Allora, questo lo tiro fuori, yes. Allora, c'è di tutto veramente. Oh, che bello il volanto. Ah, qua abbiamo un Logitech controller per la PlayStation. Questo è carino, questo è ganzo. Non abbiamo le batterie, per fortuna. Guardate, ganzo. Poi ci abbiamo un altro controller sempre uguale della Logitech, Wingman cordless. Questo va bene per i simulatori, a me piacciono i simulatori. Poi arriviamo al controller. Questo è un bel pedaliera. Oh, la puzza di fumo, non vi dico. La puzza di fumo. Luca, fatti il bocchino quello là elettrico. Allora, questo è la Madonna, questa mi mancava. Una PS2 Slim. Questa mi mancava. Lo so, non ci posso fare le modifiche, eccetera. Lo so. Ganza. E presumo sia questo sia l'alimentatore. Sì. Bellissima. Questa è ganza. E qua c'è il volante. Ah, è un po' scassinetto. Volante un po' scassinetto qua. Però mi sa che lo rimetteremo in sesto, va? Vediamo. È il tempo che mi ammazza. Madonna, che puzza di fumo. Fa Luca. Allora, le casse. Allora, il telefonino potrebbe anche servire. E le casse Acer le posso mettere da qualche parte qua, le posso mettere sul computer che ho qui, anche se ce l'ho, però
Poi abbiamo un bel mouse USB della Link U. Chissà se quando farò l'adattatore Amiga USB lo utilizzerò per quello. Un bel cavo video per la PlayStation, quindi metterò qua. Allora, che ci abbiamo qua? Allora, le PlayStation, questa è... Ah, questo è il controller dei cosi cordless. Quindi questo è il controller cordless. Allora, Sony, PlayStation 2 controller, PlayStation 2 controller wireless. Sony, controller wireless. Non Sony, un po' troiaio, però sempre wireless. Sony controller wireless PlayStation 2. Sony controller wireless PlayStation 2. Sony controller wired senza cava, senza connettore e troiaio perché per ricambi. Un altro controller wireless di quel famoso Logitech. Un altro controller wireless. Ah, perché giustamente non avevo il wireless, giusto. Però sono tutti Logitech. Poi una batteria per Nintendo. Questa è una batteria di qualche DS. Va bene. Madonna santa. Microsoft, questo è un chassis per hard disk, qualcosa, sì, per il lettore CD di uno dei Xbox. Qua abbiamo cavetto Nintendo per il gamepad, il Nintendo credo 64 tagliato, però qua va sempre bene. Se altro cavetto tagliato da un lato, sapete cosa faccio con questi cavetti? Mi faccio un bel cavetto video. Poi c'è una cosa ganza che la lascio per ultima. Qua c'è sempre un altro controller wireless. E allora, fumo va a volontà. E allora, qui c'è il Nintendo troiaio, eccolo qua, per questo c'è il cavetto tagliato lì del aiuto Nintendo 64. E qui c'è un altro controller Nintendo 64, sempre col padino analogico un po' fatto a The Minchion lì, un po' consumato, va. È tutto un po' da riparare, va. E poi ci abbiamo un bel joystick Cytec. Questi facevano bei joystick, eh. Questo è proprio con la cloche lì, con la manetta, e serve per simulatori di volo, proprio simulatori di volo, bello. Proprio c'è il grilletto, guardate qua. E questo è il hood, mi piace, bello, tecnologico. USB per credo per PC, visto che non è specificato diversamente, sarà per PC. È bello, bello, è ergonomico, guardate qua, ergonomico. Mancano forse le, no, non c'è, no, forse c'erano le ventose. E questo per il head-up display hood, e poi i pulsanti vari. E bello, 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 mi piace, questo è bello. Ah, addirittura c'è qua la chiave, una chiave a brucola esagonale, che permette di smontarlo. No, io credo che questo permette di collegarlo, perché c'è la chiave. Ah, perché io posso regolare, no, non ci va. E boh, qualcosa la farà sta chiave. Comunque, questo è ganso, questo è bello. Vabbè, questo, anche questa qui, roba che mi aveva, la doveva andare a buttare. Allora ci siamo sentiti ed è passata in mano, diciamo, Luca ha fatto da corriere, da tramite. Per cui questo per questa volta, è, abbiamo chiuso qua. Veramente, io, vedete, io ho spazio da me, ho spazio, però sto iniziando a preoccuparmi dove mettere la roba, perché non lo so, mi sta un po' aumentando. Va bene,
rimedierò. Vabbè, questo è quanto, amici. Boh, sono nella confusione totale. E niente, finisce qui questo clou di unboxing e ci vediamo alla prossima. Pazienza, ci vediamo al prossimo unboxing. Credo che queste scatole qui rimarranno qua. Guardate, c'è un po' di casini. Per adesso siamo combinati così. Ciao, 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 ciao.